Francesco Russo. Allora, Coppa Sila, centenario, presente, sudato, ti fa sudare la Coppa Sila. È vero, è sudato in tutti i sensi. Però sei all'arrivo. Benissimo, è andata benissimo, sono divertito, una bellissima gara, sarà sempre una bella gara. Vuoi salutare qualcuno? Saluto a tutti chi mi sta vicino e chi mi vuole bene. Ciao Francesco. Grazie. Grazie a te. Ciao. Classe Silhouette 1150 ha vinto Francesco Annunziato Russo con la Fiat 127. Francesco Annunziato Russo, primo della classe Silhouette 1150. Siamo nell'ambito del terzo raggruppamento e questa è l'ultima classe per questo raggruppamento che andiamo a premiare prima di spostarci nel quarto raggruppamento. Primo gradino del podio, quindi per Francesco Annunziato Russo, eccolo lì. Bella soddisfazione, la Coppa Sila, applauso da parte degli avversari e degli amici che ci sono venuti a vedere. Bene, quarto raggruppamento, per dire, passiamo al terzo raggruppamento, dove sul terzo gradino del podio sale con la sua rocambolesca gara Salvatore Vitale, pilota della GP 1003, portacolori della Highland Motorsport. Seconda posizione per Gianmarco Grandinetti con la A112 Abarth, con il tempo di 6.58.05 ha vinto il terzo raggruppamento Francesco Annunziato Russo, pilota della Cosenza Corse con la Fiat 127. Formiamo quindi anche il podio di terzo raggruppamento, terzo, secondo e primo, sono momenti assolutamente importanti, quindi vanno assaporati completamente, vanno goduti fino in fondo, i momenti in cui si ritira il premio per una bella prestazione, quando la prestazione viene in una gara importante come la Coppa Sila che quest'anno festeggia il centenario, naturalmente tutto diventa addirittura più bello. Questo è il podio del terzo raggruppamento per quanto riguarda la gara di auto storiche, grazie e complimenti a tutti. Podio di quarto raggruppamento, quindi terza posizione.